Certo, oggi altre cose hanno contribuito a renderla più vicina, più affascinante, internet, per esempio, velocità delle comunicazioni, questo è vero. Una Valle d'Aosta, Aosta città romana per eccellenza, ancora le mura di Roma nel 1000, e costruite sulle mura di Roma le torri dove i signori locali, che già avevano fiutato che la città si sarebbe aperta, si sarebbe arricchita, perché costruita, situata in un punto nevralgico per i commerci verso il nord Europa, il Gran San Bernardo. Chi leggerà il mio romanzo ci vedrà San Bernardo da Mentone, che ha appena costruito il suo rifugio. Per Bacco, 400 posti, tanti, 400 pasti da servire. E quel che è vero, d'inverno, d'estate, si viaggiava in continuazione. Il tempo stava cambiando. Non era ancora l'effetto serra, ma i ghiacciai si ritiravano, i passi diventavano più agibili e i commerci nel 1000 ricominciavano. L'Europa cominciava a conoscersi meglio e di più. E questo giovane visconte, se leggete, aveva frequentato le arti liberali, era terzogenito della famiglia, era destinato alla carriera ecclesiastica, diacono, c'era bisogno in famiglia di chi sapesse gestire il diaconato, un notaio, il padre Visconte, primo Visconte, ma gli eventi, destino per lui decide diversamente. I due fratelli nelle prime pagine destinati a succedere il padre come